Da Borgo Massano a Tel Aviv per insegnare a fare la pasta fresca. La storia di Sara Arduini, 26 anni, che ha raggiunto Israele per inaugurare un nuovo ristorante, il Calata. Si tratta tra l'altro del miglior ristorante italiano appunto di Israele. Esatto, buongiorno a tutti. Sì, sono partita a novembre per questa nuova esperienza e sono andata appunto a insegnare a fare la pasta fresca, che è la mia passione da quando ero piccola, fin quando ero piccola che mi infilavo tra le cucine. Perché tu, Sara, sei ristoratrice di terza generazione. Esatto, i miei genitori hanno un ristorante, ce l'avevano già prima i miei nonni, e dagli anni 60, quindi mi scorre nelle vene questa passione. E niente, sono andata a Tel Aviv a insegnare la pasta fresca a persone israeliane in questo nuovo ristorante gestione italiana, e un nuovo ristorante italiano appunto che è stato definito in già solo 2 mesi come miglior ristorante italiano in Israele. Tagliatelle, ravioli, anche i passatelli non hanno confini. L'orgoglio a casa com'è stato? Altissimo, mia mamma sì, ogni volta che mi chiamava mi voleva sentire i racconti, eccetera. Facevamo pappardelle, tagliatelle, e ravioli, gnocchi, ma cioè, il pezzo forte secondo me è stato i passatelli, perché comunque è un nostro piatto, della nostra origine, e è stato bellissimo quando vedevi la faccia della gente che lo mangiava e veniva a ringraziarti. Dopo la scuola alberghiera a Pesaro, l'esperienza a casa, che è un po' il tuo tavolo di sperimentazione del tuo ristorante, hai girato l'Italia e il mondo. Il tuo sogno è quello di fare consulenze. Esatto, vorrei continuare in questa strada, insomma, perché mi appaga tantissimo e mi gratifica molto. Se il cibo è socialità, la pasta fresca può essere anche sociale. E tu, Sara, hai insegnato ai ragazzi del Centro Socioeducativa Francesca di Urbino a tirare la sfoglia, hanno avviato così il loro nuovo laboratorio. Sì, esatto, siamo state invitate mia zia, che è la titolare del ristorante Cavaliere, siamo state invitate per appunto insegnare a questi ragazzi a fare la pasta fresca. Ed è stato un grandissimo gesto di amore e tradizione, e proprio da qui anche ho capito che è la mia strada. In queste settimane stai sperimentando nuove ricette. In chiusura, come ultima battuta, cosa ti porti a casa dei 2 mesi a Tel Aviv? Mi porto a casa tanta gratificazione, perché sono stata veramente coccolata e amata da tutti i clienti, che appena gli dicevo che ero italiana, wow, è stata una bellissima esperienza, sì. Il segreto per i passatelli perfetti ce lo devi svelare. Alla prossima puntata.